Signori e signori, buongiorno. Oggi andiamo a fare un video tutorial su come sostituire il cielo, il velino del cielo di un Alfa 75. Sappiamo tutti che è un difetto molto comune all'Alfa 75, che dopo un po' di tempo si scolla il velo. Ebbene, un tappezziere chiede 250 euro, dai 250 euro in su per la sostituzione, quando invece comprare il nuovo cielo, il nuovo velo e la colla, quella particolare che serve, costa solamente 35 euro. Quindi oggi proviamo a fare un lavoro fai da te per la prima volta. La prima cosa che da fare è smontare il cielo alla macchina, metterlo su un pannello, e adesso noi andiamo a togliere il vecchio cielo. Questo, come vedete, è tutto rovinato, vedete, si toglie via facilmente perché già era tutto scollato. Vedete? Eccolo. La prima parte del lavoro è fatta. Ok. Adesso una cosa molto importante, questo purtroppo è in non recuperabile, adesso una cosa molto importante è andare a pulire il pannello da questa vecchia vecchia spugnina che c'è qua sopra. Se voi potete notare, guardate, è tutta rovinata, e noi praticamente adesso con un lavoro di pazienza dotati di 2 mm di spazzola, vediamo se questa moto si è, come vedete, andiamo praticamente a spazzolare e a ripulire il nostro cielo. Questo lavoro di pulizia è molto importante ai fini della riuscita dell'incollaggio buono del nuovo tappetino. Eventualmente usiamo una spatuzza un pochettino d'acciaio più energica, ecco, guardate, vedete? Va via tutto. E adesso ripuliamo tutto il cielo, lasciamo a fondo, facciamo tutto in maniera molto molto accurata, deve essere un lavoro, deve venire pulito. Allora, abbiamo dato il primo colpo di spazzola grossa e abbiamo tolto tutto ciò che era la vecchia spugnina che c'era sotto il vecchio velo, abbiamo tolto il grosso. Adesso, con l'aiuto di una spazzola un po' più fine, compressore con l'aria, cominciamo a spazzolare tutto e soffiare per fare una pulitura più profonda, più a fondo. Cominciate da uno dei lati, vi appoggiate al muro e cominciate a soffiare. Così si andrà a togliere le parti, proprio quelle più ramificate, più attaccate che ci sono nel pannello. Il pannello più pulito viene, meglio viene a incollare la nuova parte del piumino. Finito di pulire il nostro pannello con la spazzola più fine e con l'aria, adesso facciamo un lavoro ancora più accurato di precisione, proprio per rendere l'incollaggio il più perfetto possibile e far sì che il nostro pannello reincollato duri il più possibile nel tempo. Questa è una riempitrice con una carta fine, non una carta molto grossa. Andiamo adesso a fare un passaggio, una levigatura sul nostro pannello per essere il più liscio possibile. Pannello, ora è bello liscio, pulito, e si passa alla fase più importante, l'incollaggio. Ci siamo muniti già prima di una colla speciale, una colla ad alta temperatura, perché poi la macchina sta sotto il sole e cose varie e non si deve scollare, e il nuovo la nuova tendina, il nuovo praticamente rivestimento per il pannello.
Non è originale al 100%, per carità, però è un buon rivestimento perché ha una buona spugnina che ci permetterà di non far trapanare la colla e tutto. Il colore è molto simile al vetro. Se noi consideriamo un attimo, se noi consideriamo un attimo che questo è vecchio di 25 anni e quello nuovo, i colori sono uguali, la spugnina è uguale, cioè è impercettibile la... Come si procede adesso? Praticamente procediamo per zona, abbiamo già posizionato il telo là e dal dietro al davanti. Notate questa mia preparazione, questo qua praticamente serve, sono due calzini raggirati sulla mano, perché quando andiamo a premere sul pannello, anziché premere con le mani che possono essere sporche, tutto, andiamo a premere con il calzino pulito sul pannello per fare l'incollaggio e quindi facciamo sì che non sporchiamo il nuovo telo. Sì, la colla va stesa con un pennello e si aspettano circa una decina di minuti, 5 minuti prima di incollare, per evitare che, per far evaporare un attimino di solventi e per evitare che si macchi il pannello. Un pennellino, vedete la colla, questa è una colla molto particolare, e cominciamo a stenderla nel nostro pannello in maniera omogenea. Facciamo un pezzettino alla volta, facciamo, per evitare di che la colla si senta. Ok, veniamo ad attaccare la nostra e cominciamo dritto, ovviamente prendendoci un po' di spazio. Cominciamo da qua, cercando di stare più vicini possibile, e cominciamo a incollare. E allora, a questo punto il nostro telo è già steso per benino, e la colla ha fatto presa e tutto. Ovviamente magari c'è qualche piegolino in alcuni punti, però noi non siamo professionisti, lo stiamo facendo in maniera, questa prima volta lo facciamo in maniera dilettantistica. Adesso abbiamo sagomato nel miglior modo possibile il tutto, per aiutarci ancora di più andiamo a ritagliare la stoffa in eccesso e quindi poi dopo di ciò facciamo i ripieghi e lo chiudiamo definitivamente. Andiamo a fare i buchi dove necessita e andiamo a incollare per prima. La misura necessaria per poter fare questo pannello è intanto l'oro di larghezza, te lo danno standard 1,50 m, e poi va benissimo perché la larghezza è minore di 1,50 m, la lunghezza bastano 2 metri di questo materiale qui, quindi quando si va a comprarlo 1,50 m è standard per 2 metri di lunghezza. Ecco, vedete, io ho fatto questo lavoro, adesso vado a fare le piegature, ovviamente tutto con un po' di colla anche all'interno, tutto verrà incollato in maniera sistemato, perfetto, però prima mi ritaglio tutta la sagoma, mi taglio tutto l'eccesso. Allora, a questo punto il nostro pannello è già perfettamente incollato, è quasi finito, abbiamo montato le due plafoniere belle sistemate e quello che stiamo andando a fare adesso è rifinire i bordi, praticamente rigirare i bordi, ma solo davanti e dietro perché laterale vanno rifinati. Se potete vedere in questo momento, ecco, abbiamo fatto già il primo bordo qua, defilato, sempre con un po' della colla che abbiamo a disposizione, e ora andiamo a fare il bordo inferiore. Rimontare questi è un casino, perché questi qui sono veramente odiosi, sia smontare che rimontare, ma ci vuole un po' di pazienza. Originariamente c'erano questi per tenere il cavo, perché qui ci veniva passato adesso un cavo, però io li ho tolti perché questi non tengono più molto bene, per evitare uno spessore in più, e adesso andrò a mettere per tenere sul cavo un po' di scotch di quello pelato, di quello forte, che fa la stessa funzione e mi evita di farmi riuscire qua in piedi. Allora, adesso questa la prima parte l'abbiamo fatto e adesso andiamo a fare la parte posteriore praticamente del pannello. Ecco, adesso noi andiamo a mettere un po' di colla su questa parte del pannello e lo andiamo a fare lo rivolgimento. Ecco.
con tanta pazienza andiamo a fare così. Allora, a questo punto il nostro lavoro di rinnovo del cielo è stato completato, è andato tutto a buon fine, tutto con successo. Adesso noi praticamente andiamo a rimontare il cielo dentro la vettura. L'unica cosa da fare è che sotto il tetto c'è un po' di gomma piuma vecchia e residui, quindi raschiarlo con una palettina che io non andrò a fare, e poi il cielo praticamente si entra abbassando i sedili davanti, dallo sportello dietro si entra. E allora, signore e signori, dopo un bel po' di lavoro, un bel po' di perdere tempo, e ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a rimontare di nuovo il cielo a posto, abbiamo sistemato tutto e il lavoro è venuto uno spettacolo. Adesso mia moglie mi passerà il telefono e io faccio la riquadratura del lavoro fatto interno. Ok, signori, come potete guardare, il cielo è una meraviglia, guardate che bello, guardate che lavoro pulito, vai verso luce verso l'interno della macchina, guardate, vai verso luce all'interno della macchina, ok, tutto fatto, dove che era caduto, vedete com'è. Ovviamente c'è da dire che c'è qualche pegolino, per carità, e non è venuto perfetto al 100%, ma io non ho mai fatto questi lavori, questa è la prima volta che ne faccio uno. E voglio dire questo, che il tappezziere chiede 250 euro in su, dai 250 euro in su per fare questo lavoro. Io per fare questo lavoro ho speso la somma di 35 euro, che è il velo, la colla e la spedizione.